Erano circa le 18.45 di oggi, 18 febbraio 2011. Un ragazzo, un giovane alla guida di una Opel, veniva da Galatina e tornava a casa verso Maglie. Non ha visto questo cordolo dell'isola che poi porta a Rondò nei pressi della Colacen e è salito qui, ecco, sul cordolo e ha perso il controllo dell'auto ed è andato a finire contro il guardrail. Ecco, la macchina si è capovolta. La macchina si è capovolta, ecco, si è aperto il cuscino di protezione e il ragazzo è uscito indenne, anzi è uscito da solo. È intervenuto il 118 di Galatina, stiamo tentando di ricostruire quello che lui ha visto e che un qualsiasi automobilista vede venendo da Galatina andando verso Maglie, cioè non vede in sostanza. Anche a una velocità modesta di 50 all'ora, in sostanza questo cordolo si vede a malapena. Ecco, anche quest'auto per esempio, che stava andando lentamente, sfiora il cordolo. Forse è il caso di... ecco, guardate, guardate. È il caso di pensarci bene, insomma, e sistemarlo adeguatamente. Bisognerà parlare con il responsabile strada della provincia. Adesso a fare i rilievi e a rimuovere l'auto è intervenuto un carro di soccorso e stanno regolamentando il traffico, oltre che rilevare l'incidente, gli agenti della polizia locale di Galatina. Come si vede chiaramente qui, venendo da Corigliano andando verso Galatina, si vedono le frecce che indicano la presenza di questo cordolo. Invece andiamo dall'altro lato e dall'altro lato si vede che non ci sono. Ecco, non ci sono. Non ci sono. Per cui chi viene da Galatina va verso Corigliano, se è un attimo distratto, non vede questo cordolo. Penso che ci voglia pochissimo per fare installare questi segnali e la provincia dovrebbe intervenire subito. Questa sera, ripeto, è andata bene a quel ragazzo, in altri casi no. L'auto sta per essere recuperata, intanto abbiamo appreso che l'uomo, il giovane magliese, ha 41 anni ed è stato ricoverato a Copertino, anzi non ricoverato, portato all'ospedale di Copertino per fare una TAC. In ogni caso è uscito da solo dalla sua auto ed è cosciente.